Coach Carrea, 101-95 il finale, la sua squadra espugna il Palaconad e acquisisce il diritto alla partecipazione alla post-season, segnale importante della sua squadra quest'oggi. Che partita è stata da parte sua? Ma sì, io penso che sia stata una partita complessa, per noi segna un traguardo, segna il traguardo dei playoff, quindi chiaramente consapevoli di questo aveva una tensione particolare per noi, tensione che per Trapani non aveva. Trapani ha giocato una partita con la certezza del risultato, buttando tanti ragazzi in campo con grande leggerezza. Questa cosa ci ha sicuramente tolto un po' di sicurezze, l'assenza di Fletcher ci ha tolte altre, abbiamo dovuto spostare Whittle sul 3 e questo chiaramente ha cambiato degli equilibri, quindi diciamo una partita molto strana, ma che aveva per noi un peso notevolissimo. Quindi devo dire che chiaramente non si può parlare di una gran partita da parte nostra da un punto di vista dell'attenzione difensiva, però credo che alla fine essere stati sempre con un minimo di margine e aver sempre gestito anche i momenti di rientro con una discreta lucidità soprattutto in attacco sia segno di una squadra che sta maturando. Complimenti a Trapani, perché per le condizioni in cui era oggi ha giocato una partita da squadra vincente, cosa che aveva già dimostrato di essere a Pistoia, e oggi ancora di più coinvolgendo ragazzi e giocando per vincere anche in un contesto molto complesso. Con che spirito affronterete adesso i playoff? Con quale approccio mentale e fisico si inizia questa nuova fase della stagione? Ma intanto speriamo di recuperare Fletcher, non è scontato, speriamo che questi 10 giorni ci possano dare la possibilità di andare con tutti e due gli americani. Dopodiché questa per noi è stata una stagione di grandi problemi, abbiamo avuto 4 turni di Covid, quindi 4 turni di stop di squadra, abbiamo avuto veramente una stagione di fatica e di nervi. Adesso approcceremo a questa esperienza con la soddisfazione di aver raggiunto questo micro obiettivo e l'ambizione di ben figurare e di competere. Grazie, in bocca al lupo. Grazie a voi.